L'amore di Dio ci rende stabili e forti nelle piccole o grandi sofferenze, ci rende capaci di non chiuderci di fronte alle difficoltà, di affrontare la vita con coraggio e guardare al futuro con speranza. In piazza Vittorio Veneto, una delle più grandi d'Europa, Papa Francesco ha celebrato la Santa Messa. A Torino, il pontefice piemontese di origine ha voluto portare il messaggio rassicurante dell'amore di Dio, un amore fedele che non si arrende nemmeno davanti alle nostre infedeltà, un amore capace di ricrearci lasciandoci abbandonare le vesti logore dei rancori e delle inimicizie, un amore sicuro come gli scogli rocciosi che riparano dalla violenza delle onde. Dinanzi alle tentazioni di una società chiusa che tende ad escludere più che a includere, alle tentazioni che serpeggiano anche fra i cristiani di cercare sicurezze in cose che passano, il pontefice ha indicato l'esempio dei santi e dei beati come San Giovanni Bosco, di cui ricorre il bicentenario della nascita, che hanno vissuto la gioia del Vangelo praticando la misericordia. Un invito ribadito anche all'Angelus. La sindone attira verso il volto e il corpo martoriato di Gesù e nello stesso tempo spinge verso il volto di ogni persona sofferente e ingiustamente perseguitata. Ci spinge nella stessa direzione del dono di amore di Gesù.